Nel loro pieno ci sono tantissimi stand da tutto il mondo, dalla Spagna fino ad arrivare all'Argentina, ma soprattutto ci sono anche i prodotti aretini, quindi è una combinazione perfetta fra il mondo e i prodotti nostrani, che non hanno niente da invidiare a quelli del mondo. Ma infatti credo che negli ultimi anni la manifestazione sia cambiata molto e in meglio, perché effettivamente prima era solo internazionale, quindi un pochino sacrificava il nostro territorio, invece ora è una bella commistione di prodotti, quindi ognuno può mangiare un po' quello che vuole, quindi è molto particolare, tanta gente, tanto movimento, è una festa che comunque ormai funziona e che va comunque incentivata e migliorata sempre più. Senta Assessore, fra l'altro anche l'indotto è importante, perché il fatto che sì, vengono persone dal mondo e quindi favorisce anche l'indotto dell'alberghiero, ma anche gli stessi ristoranti o dei bar che sono in città, e poi favorisce anche la conoscenza della città di Arezzo, perché porta persone anche da fuori area. Sì, ma infatti quello che io dico spesso è che riuscire ad arrivare comunque a un livello numerico di visitatori alto ci vogliono gli anni, quindi le manifestazioni che ormai durano da più di 10 anni ad Arezzo si contano veramente in una mano, forse anche meno, quindi dobbiamo cercare da un lato di creare nuovi eventi che facciano brand, che portino gente ad Arezzo, e al tempo stesso far crescere quelli che ormai sono molti anni, quindi sono radicati e conosciuti. Il mercatino internazionale non sembra, molti non lo sanno, ma in realtà viene gente sicuramente da tutta la Toscana e spesso si muove anche un po' da fuori la Toscana, quindi un po' da tutta Italia, e probabilmente negli anni diventerà sempre di più se sono bravi l'associazione commercianti a fare marketing e comunicazione nazionale.